Benvenuti, bentornati sul nostro canale. Benvenuti. Allora, ho fatto di nuovo un acuto, ma non dice che ogni tanto pianto gli acuti, scusate, non lo faccio apposta. Comunque volevo dirvi che iniziamo questo vlog. E adesso prendo un caffè e poi cosa facciamo? Non lo so se pulire fuori con l'idropulitrice o sistemare la discesa, ma potrei fare tutte e due con l'idropulitrice. Sistemare anche la discesa con Secondo me no, l'idropulitrice. perché fai un Ok. danno. Bagni solo e poi ti porti. No, l'idropulitrice spinge via la terra. Non lo so, adesso vediamo se usare l'idropulitrice Ma o no. qua, per qua fuori sì. E Magari oggi ci sì, dedichiamo un po' a questo lavoretto dobbiamo qua. solo capire un attimino fuori dove mettere i vasi, se la terra tenerla così magari dopo usiamo un No, par ormai di la terra secondo cose. me è esausta di quei vasetti lì, perché è rimasta freddo, caldo, non ce Ma l'ha mai allora fatto me un la vaso. metto sinceramente la metto nell'orto perché Sì, possono nell'orto, servire. sì. E Vabbè, allora magari facciamo poi una questi. lavatrice. Sì, adesso andiamo a mettere sulla Magari lavatrice. stendiamo fuori, se Io ho no. già la tuta quella che mi hanno regalato, guardate. È comoda, molto molto comoda. Sì, comunque penso sia ciniglia perché mi avete detto che molto probabilmente è ciniglia. Sì, sei morbidosa, sì. Ah, ciniglia, giusto. Sì, è ciniglia. Confermo io perché c'è scritto sul cartellino. E niente, poi in questi giorni voglio andare a comprare la roba con la tessera di The Zenith, Che quindi. poi Esatto. ti devo fare sempre il regalo io. Poi dovrebbe arrivare il regalo di mio fratello. E dobbiamo pensare per il regalo di Elisa. Vabbè, ma è a febbraio. È a febbraio. Eh sì. Il numero? 5, 6. 4 o 3, 4 o 2, 5 1, perdon, ma in questo momento non mi o il 4 ricordo. o il 5 Elisa, se stai guardando questo video, perdonaci, non ci ricordiamo il giorno. sembra il Vediamo un 4 po'. perché è il giorno prima di Sant'Agata. Sant'Agata, a Sant'Agata il 5 dobbiamo seminare l'insalata, dobbiamo preparare il terreno per seminare l'insalata, perché se dicono che se butti semini di insalata a Sant'Agata sei sicuro che ti viene l'insalata che hai buttato, i semini di insalata che hai buttato ti vengono tutti. 4 4, vedi? È il giorno febbraio. prima di Sant'Agata. E mio padre tipo lo fa da un po' di anni ed è vero. Lui passa un po', smuove un po' il terreno col rastrello, butta i semini, poi rismuove un po' il terreno e li butta a Sant'Agata, che è il 5 di febbraio, e poi in primavera tutti i semini che ha buttato vengono su e quindi hanno sempre un sacco di insalata. Quindi vedremo di fare anche quello. Vogliamo cercare di stare un po' all'esterno, però dobbiamo dire la verità, noi siamo molto freddolosi, quindi per questo che non ci vedete tanto fuori, perché abbiamo paura di prenderci qualcosa, perché io sicuramente mi prendo qualcosa. Due, fa troppo. E poi a febbraio devo andare a comprare lo sverniciatore. Dobbiamo fare un po' di cose comunque. Sì. Quindi Perché vorrei vedremo. sverniciare quel famoso tavolino che c'è sotto. Ti sto mozzando la testa. E Ah, non importa, sono basso io. stasera tocca a lui montare il video. Perché tu devi fare la sacca. Perché io per 2 sere ho montato il video. E poi tu devi fare la sacca. E niente, ci vediamo poi dopo che metto un po' sotto carica la Osmo. Allora, eccoci qua, adesso andiamo a fare la quinoa per la cuocere e poi devo far cuocere anche il cavolo romano, sperando che sia ancora buono perché sapete che dovevo farlo già scorsa settimana, poi sono stata male, non sono riuscita a farlo. E una patata, quindi vado a pesare la quinoa e la metto su perché ci vuole 15 minuti. E questa qua è quella che ho preso dal negozio leggero e ne servono praticamente 100 grammi. Adesso misuriamo 100 grammi. Mamma mia, sono tanti. Non so che. 100 grammi e c'è scritto che bisogna fare il rapporto 2 a 1, cioè 2 di acqua e 1 di quinoa. Io ho questa qua tricolore, non ho quella, solo quella bianca, diciamo. Quindi farò questa qua. Prendo un pentolino e mettiamo anche l'acqua.
400 di acqua. E poi ci metto la quinoa. Tranquillo. E la mettiamo sul gas e la facciamo cuocere 15 minuti più o meno. Ok, la lasciamo cuocere 15 minuti e poi c'è scritto semplicemente che raddoppia perché comunque assorbe tutta l'acqua. Allora, eccoci qua, questo è il libro in questione. Quindi ci vuole 260 decimetri di cavolo romano, vediamo se ne ho. 200 di quinoa già cotta, quindi 100 grammi c'è scritto da cruda. Una patata bollita, mezza cipolla dorata, un pieno di foglie di timo, pangrattata. Allora, qua dice di farli al forno i cavoli romani. Cavolo romano, ma io li farò semplicemente andare un po' con il bimbi a Roma perché non vado ad accendere il forno perché io e Manu dobbiamo usare l'idropulitrice fuori, se attacchiamo anche quella va tutto a quel paese. E siccome non ho voglia di aspettare a fare dopo il petto perché sennò poi so già che non ho tempo, ne faccio a Roma. Quindi togliamo quello che non ci serve e prendiamo quello che ci serve. Allora, siccome il cavolo romano non andava tutto bene perché, come vi ho detto prima, è stato di troppo, ci ho messo anche il cavolfiore normale. Quindi facciamo questa piccola, questa cosa un po' diversa da ovviamente quello che fa cucina botanica, ma non credo ci siano problemi. Quindi qua c'è il bimbi, lo attacco e facciamo andare all'aroma per 25 minuti, perché ci mette più o meno 25 minuti. Ecco, è successo un casino, vedete? È caduto il coperchio, quello nuovo che ci ha regalato mia suocera, si è sbeccato un po', però è caduto lì perché era aperto e si è rotta la ciotola. Manu vuole usare l'idropulitrice per togliere un po' di schifezza, non so se vedete la mia mano, di così. Quindi vado a togliere tutta la terra che ci sono nei vasi, così la metto nell'orto che può comunque aiutare il terreno a avere un po' più di sostanza. Quindi andiamo insieme a farlo.
Manu diceva che con l'idropulitrice, poi dopo vi spieghiamo che cos'è se non sapete, riesce a togliere anche tutto il verde che c'era del muschietto che si era formato, Anche eccetera. qua, adesso io lo passo, tutti questi muschietti qua Anche lì vengono dice. via e torna tutto così, color metallo. Sì, io devo poi andare a fare le cose, mo se no non. Tu vai a fare. Allora, mentre mamma sta facendo fuori, io vado a fare le polpette perché sono già quasi le 4 e poi non ho tempo di farne. Spero che si senta quello che dico perché comunque fa rumore. Se non si sente, vorrà dire che poi piuttosto vi farò un voice over o vi scriverò i passaggi pian piano che gli farò. Quindi vado a legarmi i capelli perché sennò è un casino e poi facciamo le nostre polpette. Allora ragazze, ha cotto sia la patata che la verdura, eccetera. E adesso andiamo a fare quello che dice. Dice di usare un mixer, ma io userò il Bimby che è molto più facile. E asciugamano. Scusate, come qua. Vado a tirare giù questo, vuoto il bimbi e poi facciamo tutto. Allora ragazze, vado a mettere dentro al bimbi le nostre verdure. Quindi la patata e i vari cavoli. Ho lavato il telefono, se Manu sa che il telefono è qua mentre mi uccide. Poi vado a prendere mezza cipolla. C'è scritto di quella dorata, quindi mezza cipolla. Vado a tagliarla grossolanamente, tanto poi il bimbi trita tutto, il mixer, quello che avete. Ok. La quinoa. Mezzo cucchiaino di sale, giusto? Sì. Mezzo cucchiaino di sale, poi 2 cucchiai grossi di olio. Di timo, io ho questo qua in essiccato ovviamente. Non sono un amante del timo, ma vediamo. Ok, e adesso facciamo tritare tutto. Ah, il pepe. Sapete cosa faccio? Io metto questo pepe qua con la salvia perché mi piace veramente tantissimo. Sale l'abbiamo messo. Allora facciamo tritare, io andrò a farlo andare a velocità 5, vediamo cosa succede.
pasta cremosa, anche se non molto omogenea. Direi che ci siamo. Tolgo la roba e arrivo. Allora, c'è scritto di aggiungere 3 o 5 cucchiai di pan grattato. Quindi vado a metterne un po' e poi con la spatola amalgamo un po'. Anche se forse è meglio metterlo in una ciotola, aspettate. Allora ragazze, io ho messo il composto qua perché sennò nel bimbi facevo fatica a girare. Vado ad aggiungere un po' di pan grattato. Ne aggiungo 3 e poi vedo se aggiungerne altri. Perché bisogna riuscire a fare le palline, ovviamente. Sì, e ne aggiungerei ancora. Vediamo un po'. Sì, dovremmo riuscire. Allora, adesso c'è scritto di bagnare le mani, così da riuscire a facilitare il coso. Siccome non voglio bagnare il libro, lo tolgo, che è meglio. Allora, scusate, ma essendoci le piante, ogni tanto c'è un moscerino. Quindi prendiamo una pallina. E la mettiamo qua. Speriamo che ci stiano. Adesso finché Manuel non smette, io non posso accendere il forno, però. Allora ragazzi, le ho messe un po' più vicine tutte quante, tanto non devono lievitare, quindi non rischiano di attaccarsi tra di loro. E ne sono venute un sacco, tante tante tante. Adesso prendo tutta la roba e la metto in forno, vado a dire a Manuel di staccare lì perché sennò non riesco a farle cuocere. E poi quando sono cotte ve le faccio vedere. Devono cuocere 25-30 minuti. Aspettate un attimo, devono cuocere, anzi no, a 100, no, sì, 180 gradi per 20 minuti. Io non ho il ventilato, quindi non so se ci metterà di più o di meno, vediamo. Allora ragazze, pausa merenda con un bel tè e con i pezzi di torta rimasti del mio compleanno, che me ne ero dimenticata, ma non ieri sera mi ha ricordato, mi fa guarda che ne hai ancora 2 pezzi. E allora adesso faccio merenda con quello, che è molto molto buono ancora. Adesso devo riuscire a mettervi il link non del canale di Instagram di questa ragazza qua, perché stiamo caricando il video con il tablet e non mi fa mettere le schede, non so perché, devo capire. E boh, io adesso faccio merenda, ma non spero che stia finendo perché io poi devo
anche puoi andare, quindi se spegni col vidropulitrice è meglio. E così faccio andare le polpette, poi stasera mangerò polpette di quinoa e vedo se di Romagna di mettere mezz'oretta a mollo le patate, facciamo magari un po' di patate con la friggitrice, così mangio polpette e patate. Vediamo. Ci vediamo dopo. Allora ragazze, qua ci sono... No, non riuscite a vederle. Ci sono le polpette che stanno cuocendo. Però adesso sono ancora morbidissime. E ora vado a fare un po' di spinaci, così poi stasera quando arrivo devo solo scaldare la roba e poi sono a posto. Allora ragazze, qua ci sono le polpette, sono morbide, penso che siano cotte anche perché in realtà doveva cuocere solo, cioè, un pochino, anche perché è già tutto cotto. Adesso provo a aprirne una. Allora. Aspettate che siete messe un po' maluccio, dai. Cotte sono cotte perché è tutta roba cotta, quindi non credo che dovesse cuocere ancora perché sennò poi secondo me bruciavano. Sono buone. Vabbè, buone. Sono croccanti fuori e dentro morbide morbide. Forse ho messo troppa cipolla. Però sono buone, ragazzi. Bisognerebbe accompagnarle con qualche salsa. O yogurt. Oh no, fa però molto buono, molto buono. Fanno il cavolo. Perché c'è il cavolo, però sono buone. Provatele, poi mi fate sapere. Adesso vedo, ci sono gli spinaci che stanno andando, quindi farò polpette e spinaci. Ma dovrei vedere se per caso posso metterci qualche, come si chiama? Ah, qualche salsetta. Ok, non ho né yogurt né niente. Però sono buone anche così, una tira l'altra. Sono Poi il fatto che sono morbide dentro e fuori sono croccanti, ma spettacolare. Metto qualcuna via prima di andare via, cioè prima di andare a lavoro, ne lascio qualcuna a mia suocera. Così la assaggia anche lei. Sono buone, buone. Approvate. Allora, eccoci qui. Siamo alla fine di questo video perché almeno mi metto lì un attimino, metto giù tutto sul tablet. E vediamo un attimino se riusciamo già a, se riesco già a montarlo ora. Così poi stasera siamo tranquilli. Questo video tanto è già bello bello lungo, avete visto un sacco di cose, spero che vi sia piaciuto. Quindi mi raccomando, se non sei iscritto, iscriviti, mettete mi piace, commentate e attivate la campanellina su tutte.
E noi comunque ci vediamo domani in un altro video. Quindi un bacione. Ciao ciao. Saluta. Ciao ciao.